Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di lavoro. Il sindacato degli edili lancia l'allarme unità per evitare il tracollo occupazionale. Le organizzazioni sindacali degli edili hanno scritto una lettera aperta per fare il punto in provincia. Scriverla ed inviarla ai segretari generali di CGIL, CISL e UIL, alle segreterie confederali, ai segretari del settore industria, Severina Corallo, Paolo Gallo e Salvo Carnevale. Sul tappeto la situazione occupazionale della provincia al collasso e senza reali segnali di ripresa. Siracusa è al penultimo posto per tasso di occupazione in Sicilia. È tra le 5 regioni peggiori in Italia, con una percentuale di disoccupazione media che nel primo trimestre 2015 ha superato il 25%. La burocrazia continua a tenere il nostro settore con il freno a mano tirato. Gli addetti si sono ridotti di 2/3 in 7 anni e le insufficienti risorse a disposizione per opere e infrastrutture, aggravate da una serie infinita di veti e indecisioni, non bastano a risolvere neanche in parte i danni prodotti da quasi 2 lustri di crisi galoppante. Ma è dalla zona industriale che arrivano i segnali più sconfortanti, dove il numero degli addetti del settore edile sono ridotti al lumicino ed i pochissimi investimenti annunciati non partiranno nella migliore delle ipotesi prima della fine del 2016. Per i segretari degli edili, la classe politica e gli industriali del nostro territorio si sono dimostrati incapaci di una nuova ed efficace politica industriale, non riuscendo a dotare il territorio di un serio e innovativo progetto di rilancio e sviluppo. Da qui la decisione di istituire una piattaforma unitaria per il rilancio della zona industriale che tenga conto principalmente dei bisogni e delle esigenze di tutti i lavoratori. Abbiamo bisogno di essere uniti negli intenti, nella proposta e, se necessario, anche nella lotta. Bene per la Pillirina, lo aspettavano gli ambientalisti, lo aspettava la società civile, per la riserva adesso si aspetta soltanto la firma dell'assessore regionale Croce. La riserva naturale orientata a Capo Murro di Porco e Penisola Maddalena ha superato il vaglio della Commissione Territorio e Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana, che ha approvato infatti l'inserimento dell'istituenda riserva, meglio nota come Pillirina, nell'elenco dei parchi e riserve siciliani, così come proposto dal Consiglio regionale dei parchi e riserve determinato dall'assessore regionale al territorio Maurizio Croce. Si avvia a conclusione un iter che ha visto protagonisti un cartello di associazioni riunito sotto l'egida SOS Siracusa e le istituzioni sia locale che regionale, dice Marica Cirone Di Marco, parlamentare regionale del PD e componente della Commissione. Un modello positivo di sinergia tra cittadini e istituzioni che premia il miglior civismo protetto alla tutela e valorizzazione di un'area unica, aprendo prospettive per attività economiche, anche turistico-naturalistiche, fondate sull'ecocompatibilità. Il territorio della provincia di Siracusa si arricchisce di una nuova opportunità che rinsalda e rilancia l'istituzione dell'area marina protetta del Plembirio. L'ultimo passaggio tocca all'assessore Croce, che dovrà firmare il relativo decreto di inserimento della riserva nell'elenco regionale dei parchi e delle riserve della Sicilia. Buone nuove per quanto riguarda lo svincolo della Maremonti, l'autostrada entro luglio la sua apertura. La notizia era rimbalzata già qualche giorno fa, ma adesso c'è il crisma dell'ufficialità e rende ancora più operativa l'apertura dello svincolo autostradale sulla cosiddetta Maremonti. A seguito dell'impulso dato dal presidente Rosario Faraci, il direttore generale Salvatore Pirrone ha attivato gli uffici competenti per garantire la prossima apertura dello svincolo Maremonti della Siracusa Gela, che sarà fruibile entro la fine del corrente mese. Si è giunti a tale determinazione anche dopo le sollecitazioni del prefetto di Siracusa Armando Gradone, che si era fatto carico delle istanze del territorio siracusano per attivare lo svincolo in via provvisoria nell'attesa di una necessaria integrazione progettuale. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane installerà dei pali elettrici forniti di autoalimentatori simili a quelli di Cassibile, che assicureranno una idonea illuminazione della struttura nelle ore serali, degli occhi di gatto per demarcare il percorso viario, nonché dei limitatori di velocità e dei tutor per rispettare i limiti di velocità. Sulla specifica vicenda si registrano le dichiarazioni del presidente Consorzio per le Autostrade Siciliane Rosario Faraci. Una scelta nell'interesse della comunità, in sintonia con le esigenze evidenziate dalle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori, e comunque in assoluta sicurezza per gli utenti. Di concerto con la Polizia Stradale, dice il presidente del CAS, e sotto la guida del prefetto, si è deciso di evitare le consuete riunioni e ciascun soggetto ha operato per il raggiungimento in tempi celeri del risultato programmato.
Parliamo adesso del servizio civico. Secondo il consigliere comunale Salvo Sorbello ci sarebbe in merito troppa poca informazione. Vediamo perché. Scade oggi il termine per la presentazione delle domande per partecipare al servizio civico ed il consigliere comunale Salvo Sorbello si rivolge all'amministrazione perché questa scadenza sia prorogata almeno di qualche giorno e si pubblicizzi nel frattempo l'iniziativa in maniera più efficace. In un diluvio di conferenze stampa e di annunci su temi anche di scarsa rilevanza, rileva Salvo Sorbello, stupisce che per il bando relativo al servizio civico ci si sia limitati ad un manifesto peraltro di difficile lettura, senza che ci sia alcun riferimento neppure sulla home page del sito ufficiale del comune. Il servizio civico è di grande importanza e pur essendo un'attività lavorativa occasionale svolta per un interesse pubblico ha come obiettivo quello di superare il mero assistenzialismo. Svolgendo un'attività socialmente utile, prosegue il consigliere nazionale dell'ANCI Salvo Sorbello, viene infatti favorito e promosso il reinserimento sociale delle persone in difficoltà. Con il servizio civico tante persone in difficoltà di età compresa tra i 18 e i 65 anni potranno svolgere delle attività di supporto finalizzate al miglioramento dei servizi comunali, come le piccole manutenzioni di edifici comunali o di arredamenti e attrezzature comunali, e saranno svolte per 50 ore complessive articolate su 3 giorni settimanali per 5 ore giornaliere. Il consigliere Sorbello aveva proposto questo servizio ad assessore ai servizi sociali e spera che ora parta nel modo migliore, informando adeguatamente tutti i cittadini interessati. Rinviato a domani per mancanza di numero legale, il Consiglio Comunale convocato per questa mattina all'appello del Presidente Sullo hanno risposto soltanto 20 consiglieri, uno in meno del numero previsto. Domani quindi basteranno 16 presenti per rendere valida la seduta. Intanto noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta: mozzarella Santa Lucia 100 grammi per 3, 1,59 euro. Detersivo piatti Sole 75 centesimi. Detersivo liquido Ace 5,29 euro. Tovaglioli Foxy 160 pezzi 88 centesimi. Bicchieri Aristea 100 pezzi 94 centesimi. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar. Da Gemar trovi sempre un ricco assortimento di prodotti e la sicurezza della migliore qualità al prezzo più basso. Gemar ti invita alla prova. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè. Per la prima volta in assoluto al Teatro Greco di Siracusa, La Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini, il 4, 10, 18 e 25 luglio. Costumi di Sonia Cammarata, regia e scene di Enrico Castiglione. Biglietti in prevendita, circuito Box Office Sicilia. Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. 2 strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406/A, Siracusa. RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 65 06 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. Incredibile! AVR Megastore di Contrada Spalla sconta fino al 70%. Abbigliamento e calzature per uomo, donna e bambino.
AVR Megastore è anche casalinghi, giocattoli e ferramenta. AVR Megastore, Parco Commerciale Belvedere, Città Giardino, Melilli. Ricorda, AVR Megastore sconta fino al 70%. Da Brico Center trovi tutto il necessario per il fai da te e non solo. Questo mese in offerta idropittura traspirante bianca 14 litri 26,90, piscina da 3300 litri 99,90, ombrellone da giardino metri 3 49,90 €. Brico Center Melilli, Contrada Spalla, Città Giardino presso il Parco Commerciale Belvedere. Andiamo a Pachino, parliamo di cronaca, rivendevano gommoni rubati e per questo 4 persone sono state denunciate. Si erano specializzati nel furto di gommoni di un certo valore, avevano preso di mira alcuni circoli nautici e con destrezza, soprattutto agendo di notte, riuscivano a trasportare in una zona delle campagne di Pachino, dove i natanti venivano nascosti in attesa di essere piazzati. La scoperta è stata fatta dai poliziotti della squadra mobile della questura di Siracusa, che si erano spinti nella zona sud della provincia retusea, proprio per dare seguito alle indagini relative a una serie di furti di gommoni. I poliziotti si sono insospettiti per alcuni movimenti che avvenivano attorno ad un capannone di Contrada Concerie nel territorio pachinese, hanno eseguito un controllo ed hanno rinvenuto all'interno del capannone un gommone che a un'attenta analisi risultava essere stato rubato la notte tra il 6 e il 7 luglio scorsi in un circolo nautico di Ragusa. L'ammontare del valore del gommone è di 15.000 euro circa ed è stato riconsegnato al proprietario. Proprio mentre i poliziotti stavano transitando per un tratto di strada nei pressi delle campagne pachinesi, si sono imbattuti in un'automobile che trainava un gommone del tutto simile a quello descritto nella denuncia dal legittimo proprietario. È quindi scattato il controllo del mezzo e dei 4 occupanti. Il gommone effettivamente è risultato di provento furtivo, anch'esso rubato a Ragusa, nella stessa notte in cui è stato consumato l'altro furto. Il valore del secondo gommone è di circa 35.000 euro. I 4 occupanti della vettura, 2 pachinesi e 2 residenti a Catania, sono stati denunciati a piede libero per il reato di ricettazione. Ancora la cronaca, a Buccheri un 24enne si è presentato presso gli uffici della questura per consegnare un borsello che aveva ritrovato in via Columba. Il borsello conteneva diversi documenti, la somma di 750 euro poi restituiti agli agenti di polizia al legittimo proprietario. 324 migranti, lo sbarco, ne abbiamo dato notizia al porto commerciale di Augusta. Intanto la polizia di frontiera marittima insieme al gruppo Interforze, alla polizia e altre forze hanno sottoposto a fermo un indiziato di delitto, un cittadino extracomunitario del Mali di 19 anni ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Una strada piena di buche, una strada ai cui angoli cresce troppo rigogliosa la vegetazione. Si tratta di sterpaglie, c'è anche una discarica a cielo aperto. Questa è la denuncia dei residenti di via Sicilia. Caldo estivo, rischio incendi. Per quanto riguarda le sterpaglie lungo le strade della città, in via Sicilia i commercianti e i cittadini si ribellano. Io sono un abitante di via Sicilia, quindi sto portando all'attenzione della TV questo problema che abbiamo, che visibilmente poi sarà ripreso dalle telecamere, sulla strada principale che qui è a rischio di zecche e qualche cos'altro, perché c'è le erbacce che in questo periodo così estivo, il caldo afoso, e si rischia grosso. Quindi abbiamo chiesto in via ufficiosa a degli amici vigili urbani, però giustamente hanno i loro limiti e si sono fermati per dire. Io parlo a nome di quasi tutti gli abitanti, perché c'è il parlare, proprio nessuno prende iniziative. Perché qua siamo, mi sembra che siamo dimenticati da Dio, perché qua io ogni volta sento dire sempre ortigia, ma qua le tasse le paghiamo come quelle che pagano in ortigia, perciò dovremmo avere un pochettino anche un po' di attenzione in questa zona, perché questa zona mi sembra proprio scordata da Dio. C'è una discarica qua dove c'è quei cassonetti che è pieno di topi, di zecche e altre cose, che qualcuno si interessa magari. Ogni volta che vengono molte persone che abitano qua nella zona, dice Franco, ma qua non c'è nessuno che si interessa di questo problema qua. Raccolta di rifiuti porta a porta a Canicattini scatta il prossimo martedì.
Cambia da martedì prossimo il sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Canicattini Bagni, sinora affidato alla sensibilità dei cittadini. Dalla prossima settimana il nuovo sistema prevede in via sperimentale sino al 30 settembre prossimo la raccolta porta a porta in tutto il centro abitato, con esclusione momentaneamente delle contrade che verranno inserite successivamente. Per il nuovo servizio sono in distribuzione ai cittadini i relativi sacchetti per la durata di un mese, che verranno raccolti 3 giorni la settimana. Il cittadino dovrà mettere la carta nel sacchetto bianco, la plastica in quello giallo ed il vetro in quello di colore verde e lasciarlo nei giorni stabiliti dall'ordinanza davanti alla propria abitazione o alla propria attività produttiva dalle ore 6 alle ore 8:30 del mattino. Previste sanzioni per i trasgressori da un minimo di 55 euro ad un massimo di 500 euro. Il nuovo sistema della raccolta porta a porta contribuirà ad alzare le percentuali di differenziata che registra Canicattini Bagni attualmente alle 16-17%, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2015 il 65% di differenziata. In attesa dell'avvio operativo del servizio di raccolta dei rifiuti, ha detto il sindaco Paolo Menta, era per noi diventato non più rinviabile il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani, i cui costi gravano per legge interamente sui cittadini. Il circo a Siracusa ha atteso come sempre da grandi e piccini l'inaugurazione domani del circo di Sandra Orfei. Il mondo del circo Sandra Orfei, con i suoi luoghi fantasiosi e i suoi personaggi, tornano a Siracusa. Un'esperienza unica che fa del circo un vero e proprio evento. Rivivi gli odori e i suoni che almeno una volta nella vita hai conosciuto, fatti travolgere dal fascino talmente intenso che difficilmente dimenticherai. Debutto domani alle 21. Mancano poche ore al grande debutto, alla serata di gala del circo Sandra Orfei. Siamo nella bellissima località di Siracusa, qui ospiti il debutto. E alle ore 18 lo spettacolo serale alle ore 21. Cosa devo dire? Vi invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosi al circo, innanzitutto perché è uno spettacolo che non può tramontare, intramontabile, il più grande spettacolo del mondo è il circo Sandra Orfei, ricco di animali, alcuni dei quali difficili da vedere nelle altre piste del circo. Abbiamo anche un bellissimo esemplare di giraffa, il canguro australiano, i leoni bianchi, una vera rarità, le tigri bianche, un superbo gruppo di tigri siberiane, circa 20 cavalli di varie razze, tantissimi animali dai quattro angoli della terra. Poi è uno spettacolo moderno, senza scavalcare naturalmente la tradizione del circo. In pista siamo tantissimi giovani e uno spettacolo da non perdere sicuramente per tutta la famiglia. E con questo è tutto, il telegiornale si conclude, vi auguro un buon proseguimento di programma.